Deluso chi pensava a una corsa a due o al massimo a tre per l'elezione a sindaco di Napoli. Non saranno solo Luigi De Magistris, Gianni Lettieri e Antonio Bassolino, che però è atteso ancora all'esame primarie, i tre candidati per le elezioni amministrative di giugno. In attesa del 5 Stelle, nell'agone politico per i prossimi mesi ci sarà anche il candidato delle primarie del centrodestra. Ad annunciarle un po' a sorpresa gli ex di Alleanza Nazionale, ora confluiti in Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Napoli capitale, e questo il nome della lista che affiancherà il vincitore delle primarie, organizzate per evidenziare il poco appillo sulla destra napoletana del candidato, a questo punto solo di Forza Italia, Gianni Lettieri. Non una buona notizia per l'imprenditore napoletano, convinto di sfidare De Magistris con tutti i partiti di centrodestra a sostegno. Tra i candidati alle primarie l'ex europarlamentare Enzo Rivellini. Ma non c'è nessuna frattura con il centrodestra. Noi abbiamo messo in campo un'azione di collegamento con i cittadini. Credo che abbiamo fatto un piacere a Lettieri e a tutti gli altri esponenti politici, perché stiamo riallacciando un nodo che, se rotto, non porterà il centrodestra al secondo turno. Con lui questa mattina davanti Palazzo San Giacomo l'ex consigliere comunale Pietro Diodato e l'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Salvatore Ronghi. Un appello al centrodestra. Perché non cogliere la grande opportunità della crisi del Movimento 5 Stelle dopo i fatti di Quarto e della crisi dello stesso PD per avere il coraggio di tornare tra i cittadini? Che partiti importanti come Forza Italia continuano a stare chiusi all'interno del palazzo non premia la politica di centrodestra. Le primarie vogliono significare proprio questo, il coraggio di portare in piazza le proprie idee, i propri uomini, le proprie menti. Questo significa evidentemente rilanciare il centrodestra in Campania e a Napoli. Tra l'altro voglio ricordare che anche stamattina il candidato Lettieri continua a dire che non è il candidato di centrodestra ma è il candidato solo del mondo civico, e se il centrodestra vuole appoggiare, bene, ecco perché non individuare invece il nostro candidato, e non noi, ma farlo individuare dai cittadini. Questo è il processo che vogliamo mettere in moto, poi il futuro, poi vedremo. Noi siamo convinti che se il centrodestra raccoglie l'invito, allora non ce n'è per nessuno, né per il PD né per De Magistris.